Alla mattina. Noi avevamo un giallo nelle gambe, che era l'acqua che era là, era bollente, faceva una roba verde sopra, perché di giorno alle 2 eravamo già dentro nell'acqua che bolliva. Al mattino era fredda e al pomeriggio bolliva. Ma prima che l'inghiaccio? Erano sali, perché c'erano tutti questi insetti. C'erano le bisce, tra le mosche, le zanzare, di dietro diceva poi cantate più forte, e così si andava più forte anche con le mani, e era una soddisfazione per lui, perché in risaia si faceva sempre cantare per non sentire il dolore e per dimenticare per, la pensier gadrina, ma verrà il giorno che tutte quante, oh bella ciao. Fosse anche da tornare indietro dai tempi, io grande. Ci ritornerei. Verrà il giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce all'ospedale. Se 8 ore vi sembran poche, provate voi a lavorare. Signor padrone, per favore, posso andare al gabinetto? Ci sei stato l'altro ieri, mi vuoi proprio rovinare. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono equamente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica che cos'è? La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Io per gli sfruttatori non voglio fare niente. Per la classe lavoratrice, alla quale mi onoro di appartenere, sono disposto a sacrificare la mia vita, ma per i padroni non voglio fare un cazzo. Il solo pensiero di fare qualcosa per già mi stanca, perché io una voglia e fa niente. Chi m'ha messo in catena passa vita in vacanza, io fatico e fatico e passo pure da stronza. Vaffanculo alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voce.